Triste, lo sappiamo, questo è il momento del silenzio, o meglio della musica, poi ci sarà anche il rumore per Giulia. Sì, a Viva Nova abbiamo scelto di, di dedicare della musica, delle note, di un pianoforte. Sappiamo che Giulia era appassionata anche di musica, quindi abbiamo scelto così, senza parole, con i suoni della musica a ricordarla in questo, in questo giorno insomma triste ancora per noi. E al tempo stesso però che è un impegno che abbiamo imparato a, così, a, a far nostro su, sulle scia di quello che il papaggino in qualche modo ci ha aiutato a interpretare, a cogliere. E non è l'unica iniziativa, tra l'altro novembre è il mese in cui fiocano le iniziative contro la eh, violenza sulle donne. Voi che cos'altro farete? Noi abbiamo assieme al cantiere delle donne un'associazione di Padova è da qualche settimana e qualche mese che è in consegna un kit di lana con cui volontari e volontarie stanno realizzando scarpette rosse, la nostra è terra di scarpe, quindi abbiamo voluto così in qualche modo dare un contributo e ci sarà un contest a cui potranno partecipare le associazioni che promuovono. Per, per finanziare loro iniziative, quindi iniziative che poi le associazioni a loro volta andranno a realizzare sul tema della lotta contro la violenza sulle donne. Ieri Gino Cecchetti ha anche lanciato la fondazione, in qualche modo pensate di sostenerla? Assolutamente, la Fondazione adesso è qualcosa di concreto che potremo anche noi studiare, capire in che modo anche i comuni e gli enti potranno rendersi parte di questa iniziativa. E di certo è qualcosa che abbiamo seguito in questi mesi e che non possiamo che apprezzare. È passato un anno, Sindaco, che impronta ha lasciato nel suo paese tutto quello che è accaduto? È stato qualcosa che sicuramente ha portato dentro le nostre case una, una consapevolezza nuova, eh, sempre qualcosa che viene considerato come distante da noi. In questo caso, le nostre famiglie invece hanno potuto proprio cogliere, come sia qualcosa che c'è ne, anche nei, negli sguardi dei nostri figli. Sicuramente, eh, in questo caso, appunto sappiamo tutti come si tratti di, di una situazione normale e che abbia di fatto però ha portato alla luce un disagio, una difficoltà che, che evidentemente non era stata interpretata prima. Quindi non è paura, ma sicuramente è una consapevolezza di avere molte più antenne, molte più eh, attenzioni per, per quello che magari possono essere dei segnali o, o degli aspetti che non è proprio il caso di trascurare. Ecco, questo è Vigo Novo, sicuramente eh, lo sentiamo più, più adesso nelle nostre così, attenzioni. L'insegnamento di questo padre, la forza, la resilienza di questo Papà. Anche la reazione vorrei dire, nel senso che costruire qualcosa significa farlo ex novo e in questo caso lui ha scelto di, di trasformare tutta la, la difficoltà con cui ha affrontato questo, questo periodo durissimo che, che sarà duro e resterà duro, ma, ma porta almeno con sé la speranza di, di costruire appunto qualcosa di nuovo che, che nella fondazione ha qualcosa di concreto, di reale, a cui le persone possono rivolgersi. Io in questo anno, ad esempio, ho imparato un numero che non avevo mai memorizzato, che è il 1522, e che, è, che deve diventare qualcosa di cui ci ricordiamo tutti e che dobbiamo prenderci anche l'incarico di ricordare sempre, perché è lo strumento più diretto con cui chi si accorge, chi ha il dubbio di, di essere vittima o essere dentro un contesto magari non esattamente sano, eh, può rivolgersi e avere una risposta. Dopo Giulia ci sono state altre vittime di violenza, ma Giulia è come se avesse segnato uno spartiacque. No? Perché lei che risposta si dà? È una domanda che ci siamo posti in quest'anno in tanti e che mi è stata posta spesso. Personalmente ritengo che il periodo dell'anno e l'aspetto della ricerca abbia di fatto aperto tantissimi varchi proprio perché si stavano cercando dei ragazzi e questo ha portato alla conoscenza di tanti l'episodio che poi è divenuto appunto un... Eh, la scoperta purtroppo che, che tutti conosciamo, e questo di fatto, quindi, a quel punto lì ha, ha destato più, più attenzione, probabilmente rispetto ad altre. Poi, di sicuro, il profilo di Giulia l'abbiamo imparato a conoscere: una ragazza che effettivamente aveva eh, tantissime doti, tantissime qualità, e questo forse ha reso ancora più doloroso e più vicino al tempo stesso il suo esempio. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti voi presenti. A ricordare questo momento così forte e importante per, per tutti noi. Oggi, quello che è eh, nostra intenzione di oggi, è ricordare Giulia, è ricordare che eh, il suo sacrificio vogliamo che possa portare una, un segnale positivo nella, nella lotta contro le violenze alle donne e i femminicidi che ultimamente. Stanno continuando a essere fortemente presenti. E, e per questo, oggi, vogliamo fare questo momento eh, dove condividiamo con, con Gino, con Papagino e con uh, colleghi del, dell'Università di Padova alcune considerazioni eh, su quello che è Giulia, su quello che è il problema dei femminicidi e su quello che noi possiamo dare come contributo a questa lotta. Grazie, grazie a tutti di essere qui in ricordo di Giulia, ma io vorrei estendere il, il vostro tempo, la vostra commozione a tutte le vittime di femminicidio. E da quell'11 settembre in poi sono ancora tantissime donne, tantissime ragazze e ognuna di loro è una vita, una vita persa, ma sono affetti eh, che sono mancati a tantissime persone. Quindi non è solo per Giulia, lo so che... È la mia Giulia, per me è un immenso piacere vedervi qui, simbolo che amavate, eh, amavate Giulia, amavate quello che rappresentava, però estendiamo a, tutti, a tutte le vittime del femminicidio questo momento di, di raccoglimento. Ricordiamoci che la vita è sacra, è l'unico dono che ci è fatto dal, dal momento in cui siamo in questo mondo e non abbiamo il diritto eh, di decidere per la vita altrui, quindi fermiamoci prima, ricordiamoci che il modo giusto per vivere la vita è, è dando sfogo alle nostre emozioni positive, non a quelle negative, quindi vi invito a vivere sempre nell'empatia e nell'amore e, e Giulia su questo mi ha insegnato tantissimo. Ancora un grazie, io sono molto commosso per vedervi così numerosi. E spero che da qui possa partire un messaggio eh, di benevolenza e affinché non si possa vivere eh, momenti come quelli che abbiamo vissuto l'anno scorso. Un grazie di cuore. Oggi intervengo perché sono la referente per l'Ateneo di Padova per il progetto Unire Università Responsabile. Avrete sicuramente visto nelle nostre sedi eh, la campagna con cui siamo partiti ancora qualche mese fa, Io vedo, io sento, io parlo, nel senso che uno degli aspetti importanti di questo progetto è proprio il fatto di non tacere, di non tacere quando c'è una violenza, di non tacere quando c'è un'ingiustizia che riguarda le ragazze, le donne, ma anche tutte le persone che possono... Subire, osservare o essere esposti a comportamenti di violenza, perché a prescindere dal genere, a prescindere dalla condizione di ognuno di noi, la violenza è qualcosa che dobbiamo allontanare dalle nostre vite. All'interno del progetto Unire ci sono molte azioni. Arrivo da una riunione eh, che ci porterà eh, ad attivare eh, assegni di ricerca per perché siamo un Ateneo importante e dobbiamo capire di più su quello che sta succedendo, quindi attivare la ricerca, la conoscenza. Eh, abbiamo fatto una formazione importante interna al nostro Ateneo, a tutte le persone. Alla maggior parte delle persone che hanno una responsabilità nei confronti di altre persone: i direttori, le direttrici di dipartimento, la governance stessa, la rettrice stessa, eh, i dirigenti del personale tecnico e amministrativo, perché riteniamo che siamo i primi a dover cambiare certi atteggiamenti, certe parole, certe forme con le quali ci rivolgiamo agli altri. E dal primo luglio abbiamo aperto anche uno sportello di ascolto che proprio qui vicino e alla fine di via Portello, e al quale si stanno rivolgendo eh, soprattutto ragazze e donne che stanno portando le loro difficoltà, le loro esperienze all'interno di relazioni che non fanno stare bene e che possono diventare pericolose. In alcuni casi non lo sono ancora, sono sicuramente però relazioni che non aiutano il benessere delle persone. Ecco, questo è il progetto dell'Università di Padova. L'Ateneo ci crede molto. La rettrice ha voluto molto questo progetto. Ci abbiamo lavorato tantissimo i primi mesi di quest'anno affinché fosse rapido, efficace, affinché fosse qualcosa di aperto a tutta la nostra popolazione accademica: agli studenti, alle studentesse, al personale, ai docenti. E affinché fosse come dire, uno sguardo su quello che sta accadendo, ma fosse anche una possibilità di intervenire: di intervenire il prima possibile e meglio possibile. Perché il tempo all'interno delle relazioni, all'interno dei nostri processi è fondamentale. Prima ci siamo, prima arriviamo, prima cerchiamo di capire, prima possiamo intervenire. Per esempio impedendo che accadano situazioni estreme come quella che stiamo ricordando oggi, cioè la morte di Giulia, di Giulia Cecchettin. Quindi io sono qui solo per dirvi che chi di voi... È interessato a capire meglio come sta funzionando questo progetto, coinvolgeremo anche gli studenti, coinvolgeremo i docenti, eh, può scriverci, c'è una mail dedicata, c'è un numero di telefono dedicato, lo trovate nei, nei cartelloni affissi nelle nostre strutture. Chi di voi fosse in contatto, a conoscenza stesse vivendo una situazione di difficoltà relazionale in tutti i livelli della sua vita, eh, che riguarda il genere, che riguarda la violenza, che riguarda le discriminazioni, sa che all'interno del nostro Ateneo c'è un punto di ascolto dove si può essere ascoltati e dove si possono trovare eventualmente insieme delle strade per risolvere. Sono anche qua per dire che eh, questi sono giorni importanti, io sono emozionata perché, e sono anche così eh, diciamo, turbata del fatto che siamo qui a ricordare una giovane vita che, che non c'è più, però anche, sono qui a dirvi che non dobbiamo dimenticare. Non dimenticare significa tutti i giorni porre l'attenzione sulle parole che usiamo nei confronti degli altri, sulle azioni che abbiamo nei confronti degli altri, sulla eh, equità con cui ci rivolgiamo gli uni agli altri. Cioè mi piacciono queste giornate di ricordo, ma mi piacerebbe tanto che tutti i giorni delle nostre vite fossero un pochino di ricordo, perché la mia paura è che apriamo tanto e poi a un certo punto la vita prevale, gli impegni prevalgono e un po' ci dimentichiamo. Quindi l'Ateneo di Padova non si dimentica, il progetto Unire è attivo, ci siamo, e chi di voi avesse bisogno si può rivolgere, chi di voi volesse avere informazioni le può avere, ci potete scrivere, potete telefonare, ci sono dei colleghi dedicati e, e adesso forse è il momento di, di pensare, però poi cominciamo anche ad agire. Grazie. Eh, ringrazio tutte e tutti per essere qui oggi a ricordare Giulia Cecchettin, nostra studentessa e vittima di femminicidio. Un anno fa abbiamo seguito con angoscia la sua scomparsa e pochi giorni, a pochi giorni dalla laurea e poi ha preso con grandissimo dolore la notizia di quello che era successo. Quel dolore però ha mosso qualcosa nelle coscienze e ci siamo ritrovate e ritrovati qui per gridare al mondo che noi ripudiavamo questa violenza e che avremmo lottato per far sì che Giulia fosse l'ultima. Abbiamo lottato, sì, abbiamo fatto rumore, abbiamo sentito ci sono stati progetti, anche il Dipartimento si è attivato in tanti modi, però purtroppo Giulia non è stata l'ultima e in questo anno eh, molte altre donne sono state vittime della stessa furia e della cultura del possesso. Questo però, secondo me, non ci deve scoraggiare e tantomeno fermare, perché la battaglia per contrastare la violenza sulle donne è una battaglia di civiltà, per prima cosa, e deve continuare nel quotidiano. Ricordiamoci che il femminicidio è l'atto più estremo di violenza contro le donne, in quanto tali ma che le forme di violenza di genere sono tante, dal linguaggio alla battuta sessista, al catcalling, la violenza psicologica, lo stalking, uno schiaffo, la molestia, lo stupro. E per questo serve un cambiamento culturale, radicale, secondo me, e certi comportamenti, certi atteggiamenti non devono essere più tollerati. E ognuno di noi può contribuire a questo cambiamento, dando ovviamente il buon esempio, ma anche denunciando, e censurando stigmatizzando piccoli e grandi episodi di violenza se assiste a questi ecco io volevo dire solamente questo grazie a tutte e a tutti e speriamo insomma nel, nelle future generazioni perché eh, questo non debba più succedere grazie È stata relatrice di tesi di laurea di giulia cecchettin oggi ci ritroviamo qui a ricordare Giulia che è stata vittima di femminicidio ed è scomparsa da un anno. Io per un attimo mi rivolgo in particolare a voi studentesse perché spesso in queste aule o passando tra questi edifici mi capita di rivedere in molte di voi qualcosa che mi ricorda Giulia per la somiglianza o per lo sguardo o il modo di fare. Questo può essere molto triste e doloroso, come sa chi ha perso una persona cara, perché eh, mi fa pensare al fatto che Giulia non c'è più ogni volta che rivedo qualcosa di lei in voi. Però mi dà anche speranza, perché nel rivedere Giulia in voi penso e spero che in futuro voi potrete portare avanti i suoi sogni e i suoi progetti. Certo nei vostri sogni e nei vostri progetti. Ma così potrete mantenere viva la memoria di Giulia e di quello che le è accaduto. Continuiamo quindi a ricordarla tutte e tutti. Continuiamo a manifestare la nostra vicinanza e il nostro sostegno al papà Gino, alla sorella Elena e al fratello Davide che in nome di Giulia stanno promuovendo un cambiamento che possa porre fine alle violenze di genere. Quindi impegniamoci tutte e tutti a fare la nostra parte, in memoria di Giulia, per sostenere la parità di genere e il rispetto reciproco, in queste aule e in tutti gli ambienti della nostra università. Grazie a tutte e tutti perché già essendo qui oggi penso che abbiate manifestato la vostra vicinanza alla famiglia e anche il vostro desiderio di cambiare qualcosa. Il drammatico femminicidio di Giulia Cecchettin, di cui oggi ricordiamo il primo anniversario, ancora oggi ci riguarda tutti e tutte. Esso ha fatto emergere in ognuno di noi uno smarrimento doloroso per l'ingiustizia e l'incapacità di stare di fronte alle domande sul perché sia successo e perché continuano ad accadere fatti così. Non possiamo dimenticare Giulia, perché ha segnato un punto di provocazione per quanto riguarda una più vera consapevolezza nel riconoscere l'altro nel rispetto della sua diversità e di scegliere liberamente. Ognuno di noi, ogni persona, per il semplice fatto che c'è, è un valore portatore di bene da stimare. Giulia ci ricorda che se non riconosciamo questo valore, se non vogliamo il bene dell'altro gratuitamente, la violenza può scatenarsi ancora. E la violenza porta con sé ferite mortali e ferite dell'umano, sempre dolorose. Occorre, a partire da chi c'è vicino, rendersi conto del valore grande che ognuno è. Questo è possibile sorprendendo e soffermandosi sul positivo e sul bello che si trova in ogni persona perché quanto più uno ne prende consapevolezza, tanto più è possibile trattarsi con uno sguardo di bene e non ridursi alle proprie performance. Le logiche individualistiche generano solitudine dolorosa. Ciò di cui c'è bisogno sono rapporti professori-studenti o compagnie di universitarie, in cui ci si aiuti a riconoscere chi siamo fino in fondo, in cui si abbia il coraggio di affrontare le domande suscitate dai fatti tragici come quello di Giulia e di guardare alla libertà dell'altro operando per il suo bene. Giulia ci ricorda che è possibile vivere la propria vita quotidiana, il proprio impegno di studio, con sacrificio e libertà, se accettiamo di costruire una convivenza di stima reciproca, senza odio e senza rabbia, come ha detto Gino, il papà di Giulia. Allora la sua morte non è stata vana. Giulia vive ancora, vive attraverso gesti come quello di oggi. Grazie. Un anno dopo, cosa resta da fare e cosa resta di Giulia? Beh, resta tantissimo da fare, l'Ateneo sta già facendo molte cose, eh, io rappresento in questo caso il progetto Unire, università responsabile dell'Ateneo di Padova, che è proprio partito a seguito di questo fatto tragico dell'uccisione di Giulia Cecchettin e che si propone tante azioni, azioni di formazione interna all'Ateneo, at aperta alla popolazione, l'apertura di uno sportello di ascolto dove le persone dell'ateneo possono trovare appunto ascolto e risposta rispetto a situazioni vissute o percepite o ascoltate di violenza legate al genere, legate alla discriminazione e anche azioni di ricerca, stiamo partendo con l'attivazione di alcuni progetti di ricerca perché come sappiamo tutti i fenomeni vanno anche capiti meglio, studiati meglio. Per cui c'è tantissimo da fare però non ci spaventiamo perché ci stiamo muovendo, ci stiamo muovendo. Ma questo sportello diciamo ha, tecnicamente ha funzionato? Ci sono stati per esempio dei casi, persone che si sono rivolte? No, no, ci sono già delle persone che si sono rivolte e che hanno ricevuto ascolto, ovviamente è uno sportello di ascolto psicologico. Non si sovrappone al lavoro dei centri antiviolenza che hanno già un loro statuto e una loro presenza sul territorio, però vuole essere proprio uno spazio di ascolto, di supporto e laddove possibile di soluzione rispetto ad alcune situazioni di criticità sul versante relazionale, professionale, legato alla violenza, alla discriminazione, connessa con il genere ma non solo. È un messaggio che è arrivato anche diciamo, alla parte maschile. Sta arrivando anche alla parte maschile, per ora diciamo che la parte femminile essendo più spesso vittimizzata è più sensibile probabilmente a questo tema. Che cos'è cambiato in un anno per voi, quindi diciamo per le ragazze ma anche per i ragazzi? C'è cioè qualcosa di diverso c'è su cui lavorare? Io credo che più di parlare di genere perché non si parla proprio di consapevolezza eh, diversa a livello femminile o maschile, eh, si parla proprio di una consapevolezza diversa a tutto tondo, a 365 gradi, anche in maniera intergenerazionale. Eh, una consapevolezza che parte da eh, un aprire gli occhi su quello che è sempre esistito. Non, non, non nasce nell'ultimo anno, ma c'è sempre stato. Eh, ma adesso forse finalmente si dà più attenzione a un problema sistemico che esiste e, e che è nelle nostre strade, che è nelle nostre giornate, che parte dalle microviolenze che le persone subiscono ogni giorno ad arrivare a quella che è poi l'apice del, della piramide della violenza, che è il femminicidio. Dopo Giulia, lo dicevi tu no, poco fa, altre 109 eh, vittime, eh, però non ci si può fermare eh, a quello, no? eh, per rispetto a Giulia, per rispetto alla sua famiglia. Che, che spiegazione vi siete dati del fatto che Giulia fosse così speciale e, e anche la sua famiglia? Beh, Giulia è sicuramente molto speciale, e è sicuramente speciale come le 109 vittime di quest'anno come le 120 vittime dell'anno scorso e come tutte quelle che sono state. È speciale per gli amici, è speciale per la famiglia e ehm, non è un essere più speciali, è, è un simbolo che è diventato a livello nazionale grazie alla famiglia che eh, si è accorta di un problema o che conosceva già l'esistere di un problema sistemico e ha deciso di dire basta, noi vogliamo fare qualcosa a riguardo, eh, vogliamo far sì che Giulia non sia vana, che, che Giulia viva in tutti noi, che viva nelle nostre azioni quotidiane ehm, e che viva anche per tutte le altre vittime che sono state e per quelle che non vorremmo ci fossero più avanti.